Qualche giorno fa stavo rivedendo i miei libri di magia e ho preso in mano Magia delle carte di Carlo Rossetti. Ho trovato tante informazioni interessanti in questo libro e un effetto magico che vi farò vedere in questo video. Però mi sono posto anche una domanda. Chi era Carlo Rossetti? Benvenuti nel mio magico mondo. Carlo Rossetti nasce a Torino nel 1876. A 13 anni si arruola all'Accademia Navale di Livorno, uscendone 4 anni dopo come guardia marina. La sua carriera continua fino ai 32 anni, momento in cui si congeda come capitano di vascello. Carlo Rossetti amava molto la cultura. Si racconta che la sua collezione di libri ammontava a 10.000 esemplari. Era un grande collezionista di mazzi di carte e giochi di prestigio, acquistati nelle case magiche internazionali. Era un prestigiatore e fu autore di 3 testi sull'arte magica. Il primo di questi testi è Magia delle carte, pubblicato nel 1935. Con le seguenti parole, Rossetti terminava l'introduzione di questo suo primo libro dedicato all'arte magica. Se le pagine che seguono avranno la buona ventura di riuscire a convincere qualche lettore a tentare la via che esse intendono spianare, l'autore gli porge fin d'ora i migliori auguri di lieto successo e giudicherà di non essere stata vana la sua modesta fatica. La seconda opera di Carlo Rossetti, inerente all'ambito magico, fu Il trucco c'è, ma non si vede, pubblicato nel 1941. All'interno di quest'opera tratta vari argomenti legati all'ambito magico, come effetti con i bussolotti, effetti di manipolazione, mentalismo e magia matematica. Inoltre ci sono cenni storici sull'arte magica. La terza opera dedicata all'arte magica fu Mago in 2 minuti, manualetto di prestigiazione spicciola. Questo è un piccolo libro alla portata di tutti con pochi effetti facili e divertenti, uscito nel 1944. Carlo Rossetti morì a Roma nel 1948. Scegliere una carta, come nella maggior parte degli effetti di magia, e se hai per scegliere una carta ci sono tantissimi modi, cioè la puoi far scegliere così, tanti modi diversi. Tu la carta la dovrai scegliere in questo modo: inventare un numero piccolo, se no non finirà più, e devi mettere così le carte sul tavolo. Poi vedi la carta subito dopo, la giri, la ricordi, e tutte le carte gliele butti sopra. Tu lo fai, io mi giro e quando hai fatto me lo dici. Quindi ricorda sia il numero dove si trova la tua parte sia la tua carta. Fatto. Perfetto. Ora lo sai qual è il mio compito, ritrovare la tua carta. Ecco, siediti, sì, come anche meglio. Ora pensiamo, sicuramente ora rosso o ora nera. Questi sono i due colori. E saliva, tappo deciso. Ricordi anche la posizione, giusto? Ok, forse ci sono. Allora, potrebbe essere questa. Ora, come prima fase, dimmi la posizione in cui si trova. Avevo pensato al quarto, quindi era in quinta posizione. In quinta. Quindi vado a prendere la quinta carta. Uno, due, tre, quattro. In quinta carta, in quinta posizione, si trova il 9 di cuori. Era questa la tua carta? Se io appunto l'avevo tolta. La carta era la tua? 3 di quattro. Sì, 3 di quattro. Qui abbiamo. È il nostro mestiere.